Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti all'episodio numero 44 di Mio Podcasting. Questa puntata rapida e sintetica andrò a discutervi rapidamente della bloggata che trovate il link in descrizione nel video di questo file. La bloggata si intitola Riduzione del debito pubblico, l'esperienza dei paesi avanzati negli ultimi 70 anni. Ora, io vi consiglio di andare a visitare appunto la mia bloggata e di fruire la bella conferenza che trovate linkata, che proviene da YouTube, sul tema della riduzione del debito pubblico e delle esperienze che sono state fatte negli altri paesi del mondo riguardo a questo tema. È una conferenza veramente interessante che merita di essere ascoltata dall'inizio fino alla fine. Non è tuttavia scevra di difetti. E qui vi andrò a sintetizzare rapidamente le critiche da apporre a questa conferenza. Allora, premetto che la mia tesi è che concordo sulla necessità di andare a ridurre il debito pubblico, perché come ho spiegato mille volte, in prospettiva nei prossimi 30 anni a venire, siccome per cause relative ai danni da cambiamento climatico, sovrappopolazione e migrazioni che comporteranno guerre, bisognerà fare degli investimenti, in particolar modo solamente in ambito ambientale, a causa di danni ambientali. Per mitigare i danni del cambiamento climatico si dovranno fare investimenti. Se lo Stato italiano ci arrivasse strafatto di debito, con un PIL calante, che comunque sarà inevitabile il calo, il trend di questo aggregato nei decenni a venire, ovviamente il rapporto debito-PIL salirà. Quindi, se noi non riusciremo a fare investimenti a mitigare questo calo, i problemi ovviamente saranno insolubili, perché avremo un collasso invece che un calo, quindi un calo moderato. E qui ci riporterebbe il discorso alle questioni del reddito pro capite e dalla necessità che la popolazione italiana segua il calo del PIL in modo fisiologico, senza praticamente nessuna aggiunta di immigrati clandestini, altrimenti la popolazione italiana sarà crescente con un PIL pro capite che collasserebbe a valori prossimi a zero, diventando sinonimo di le cose più orribili che voi vi possiate immaginare. Comunque, questi discorsi li potete trovare nel link in descrizione relativi alla serie di podcast www.climatechangewords.tk. Allora, passiamo rapidamente a enunciare i difetti relativi alla conferenza, che io auspico che voi l'andiate ad ascoltare, altrimenti non ha senso apprezzare o comunque validare quanto vi sto a dire in questo breve podcast audio. L'analisi è purtroppo una retrospettiva storica chiusa in un intervallo temporale limitato, che ha un contesto, quindi un ambiente economico, che è e che era molto diverso dalle condizioni economiche prospettiche dei decenni a venire. Non si tiene conto del fatto che, ad esempio, Austria, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Francia, Germania Ovest, all'epoca quando c'era
Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Turchia, Gran Bretagna furono beneficiari dei piani Marshall, quindi un contributo a fondo perduto dagli USA dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per la ricostruzione dell'Europa. Non si tiene conto che dopo la Seconda Guerra Mondiale i mercati in Europa non erano saturi, c'era da rifare tutta la ricostruzione dei paesi. Inoltre l'industrializzazione di massa, fondata sulle automobili, elettrodomestici ed elettronica di consumo, ancora non erano esplosi in Europa nel decennio 1940 aveva un tenore di vita poco diverso dai paesi del secondo e terzo mondo di oggi. Non si tiene conto nella retrospettiva del fatto che nei periodi dal 1947 al 1980 la Cina non faceva parte del WTO e non era un competitor agguerrito come lo è oggi da pochi anni. Giustamente, perché ovviamente stanno applicando una rivoluzione industriale avendo tirato fuori più di 600 milioni di cinesi dalla povertà. Inoltre, nella conferenza non si tiene conto che nella retrospettiva che affronta i metodi di risoluzione di abbattimento del debito pubblico, le tigri asiatiche stavano solo dal 1980 iniziando a crescere in modo esponenziale, producendo manifatture ad alta qualità sulla forte delocalizzazione industriale dei paesi dal primo mondo a quelli del secondo mondo. Non si tiene in debita considerazione nell'analisi della retrospettiva il possente ruolo prospettico che avrà il binomio della sovrappopolazione e dei danni da cambiamento climatico sviluppato alla N, in cui appunto questo sviluppo di questo letale binomio produrrà nei decenni a venire impatti diretti a causa del cambiamento climatico, ossia con eventi climatici estremi che impatteranno sulle città, infrastrutture e quindi sulla necessità di riallocare risorse finanziarie che sono scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti su nuove vistose esigenze a discapito di priorità di ordine inferiore. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico con variazioni climatiche, salita del livello del mare, cambio del clima, scomparsa dei ghiacciai, rilascio in Siberia di idrati di metano a positive feedback, che avremo incisioni negative sulla produzione agricola, calo delle fertilità delle terre, assottigliamento delle riserve d'acqua dolce, crescenti necessità di energia e dell'accesso alle sue fonti per mitigare questi problemi causati dal cambiamento climatico e dalla sovrappopolazione. Avremo impatti diretti a causa del cambiamento climatico per l'accesso dai mercati alle risorse vitali, quindi risorse energetiche, alimentari, idriche e quant'altro, tutti beni che saranno scarsi da parte di una umanità in sovrappopolazione sulla Terra. È ovvio che i bisogni primari insoddisfatti probabilmente faranno detonare collisioni violente di popoli sulla Terra per imporre una diversa redistribuzione delle vitali risorse scarse. Poi c'è un piccolo podcast audio che io vi consiglio di andare ad ascoltare, perché il Green Deal della von der Leyen è una super cazzola. Ok, per questo episodio abbiamo finito. Un saluto, ciao, alla prossima.